Buongiorno Giuseppe Zilembo, dunque quinta sagra du Funnatel, che lo ricordiamo è praticamente un prodotto tipico di questa zona che ogni anno si arricchisce di nuovi profumi e sapori, ogni anno cercate di fare sempre meglio. Quest'anno non soltanto dal punto di vista gastronomico ma anche musicale, insomma ce n'è veramente per tutti. Quest'anno è la quinta sagra du Funnatel, diciamo un po' più ricca degli altri anni, perché questa sera ci sono due gruppi, il gruppo del Folk 2000 che stanno per iniziare, e poi i Scianari, che sono due gruppi molto, molto riconosciuti, molto richiesti anche. Quella gente vedo che sta arrivando abbastanza numerosa. E poi la novità più bella è che domani sera c'è il concerto di Gigione, che tutti mi chiedono la serata quand'è. E poi domani ci saranno anche gli Apecar, i piloti di Carpegna, che parteciperanno domani, arriveranno domani mattina e faranno le prove della pista, dove domani sera verso le 8, le 9 ci sarà già la prima gara di prove, e domani, domenica, ci sarà proprio la gara ufficiale con tanto di cronometrista, tutto in regola, insomma, e saranno circa 15 piloti riconosciuti a livello nazionale che partecipano. Ecco, io proprio questo volevo dire, che lei ha creduto anche sul discorso Apecar dall'inizio. All'inizio si è partiti, diciamo, in maniera forse un po' più spontanea anche con il suo Ape. Adesso addirittura 15 piloti che si sfidano con questi bolidi che sono velocissimi. Ma sono dei bolidi veramente che sono, a differenza delle macchine da corsa, che è una macchina da corsa che la conosciamo tutti com'è, però questo Apecar su tre ruote, che lo vedi che resta sempre in pista, che non si ribalta mai, però da spettacolo forse più dalle macchine. Dunque vi invito veramente a vederlo, che è una cosa spettacolare. E poi la musica, lei spesso, diciamo, fa delle scelte non per quello che piace a lei, che poi è un po' il motore di questa festa, no, però su quello che piace al pubblico, cioè vuole anche accontentare. Questa sera ad esempio diceva c'è quasi una notte della Taranta, perché sono 4 ore di musica, si andrà avanti fino a tarda notte. Ma difatti sì, questa sera si andrà avanti fino a tarda notte, proprio la richiesta della gente, so che piace questa musica, allora ho voluto proprio accontentare la gente per questa sera, e poi domani sera ancora di più. Gigione, che mi arrivano telefonate addirittura dei pullman che stanno in programma, che vengono dei pullman da fuori. Quindi, diciamo, c'è anche turismo musicale e l'occasione giusta per far conoscere poi questa specialità. E giustamente l'occasione è proprio per conoscere questo Funnatel, che cerchiamo di farlo sempre più buono. Difatti la gente che l'ha assaggiato, insomma, si è complimentati, ci stiamo ancora perfezionando, dunque spero di perfezionarci e dare sempre un gusto migliore alla gente. Alle sue spalle la squadra, anche questo è importante, perché Funnatel vuol dire soprattutto amicizia. È bello il fatto che condividete la preparazione degli ingredienti, della salsiccia, che poi dopo anche la sagra vi ritrovate per stare insieme, per insomma godervi anche un po' di festa e di riposo dopo questo duro lavoro. Insomma, sicuramente oltre a un risultato c'è anche un gioco di squadra. Sì, sì, questo è un gioco di squadra, che devo ringraziare veramente tutti gli amici che mi danno una mano, altrimenti senza di loro non si potrebbe fare niente. Che non è solo oggi quello che si vede oggi, ma già dall'inizio, dall'inverno, che prepariamo la salsiccia, insomma, che loro mi vengono a dare lo stesso una mano, diciamo, anche per quanto riguarda i peperoni, queste cose, loro mi sono sempre vicino, anzi sono loro a volte che mi invogliano, dice quando dobbiamo fare la salsiccia, quando dobbiamo fare questo, e allora grazie a loro, veramente un grazie di cuore, perché senza di loro non si potrebbe fare. Siamo con uno dei più giovani ospiti di questa serata, Gianluca, che viene da? Campobasso. Allora, che cosa hai mangiato e ti è piaciuto? Ho mangiato... Come si chiama? Gli arrosticini. E Funnatel? No, quello no, non mi piace. Ma è la prima volta che vieni qui? No, questa è la seconda, pure l'anno scorso sono venuto. Insieme a famiglia, nonni? Insieme ai nonni. Oh, allora, parliamo proprio, diciamo, perché è importante in estate girare anche con i nonni, fare un po', diciamo, di turismo in questi appuntamenti così? Puoi conoscere nuove cose, puoi conoscere altre persone e... Ti diverti un sacco. Oh, quindi è importante divertirsi anche insieme ai nonni, diciamolo a chi ci sta guardando la televisione, forza ai nonni. Sì, forza ai nonni! La mamma la cucina, 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 la mamma la cucina,
non un uomo senza cuore, un uomo senza casa vuole comandare un servitore, un uomo senza casa vuole comandare un servitore. Siamo con Salvatore Rubichi, che è il capogruppo di Folk 2000, questa formazione che tra poco sarà in scena qui alla Sagrada Uffunnateglia, arrivano anche gli altri componenti. Allora, innanzitutto Salvatore, prima di andare in scena, avete assaggiato Uffunnateglia? Sì, 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 è una specialità veramente ottimo. Ma avevate mai assaggiato? No, no, la prima volta. Ok, allora, parliamo di questo connubio tra sapori e musica. Qui siamo a Campobasso, praticamente a Jersi, però sappiamo che il vostro percorso incrocia, diciamo, un pochino varie province, varie regioni, varie entità del sud Italia. Perché è importante volersi anche bene così a tavola, suonando e ballando? Beh, suonando la pizzica salentina con i vostri sapori è tutta un'altra cosa, no? Diciamo. Certamente. Allora, lo spettacolo di stasera che cosa proponete e in particolar modo come si fa poi a trascinare le persone in questa danza che prende, coinvolge? Partiamo con la pizzica salentina, diciamo, no? Poi c'è il nostro repertorio che ormai da 36 anni gira giù nel Salento, in tutta Italia. Ormai è un gruppo storico, il gruppo Folk 2000, diciamo. Ecco, io inviterei anche i suoi colleghi magari a raggiungerci un pochino, fategli da cornice. Allora, abbiamo praticamente storia e nuova generazione, la moda, scusatemi se mi esprimo in questo modo, del Salento, della sua musica è esplosa negli ultimi anni, però da 36 anni c'era già chi ci aveva scommesso. Allora parliamo proprio di questo, come si decide appunto di puntare tutto sul valore delle proprie radici? Ma diciamo che comunque portare avanti la nostra tradizione è sempre la cosa che ci preme di più fare. Poi vedere che si trova anche il consenso negli altri, nella gente non solo del posto, anche fuori, perché ci vedono insomma in tutta Italia, all'estero, e ovviamente da quella soddisfazione personale, ecco il motivo, diciamo, che ci spinge a continuare ad andare avanti, a portare avanti questa nostra tradizione. E ragazza sul passato, un bicio se ne dice, tutti vanno guardando, tutti vanno guardando. E ragazza sul passato, un bicio se ne dice, tutti vanno guardando, come lo marcia fa. Ecco, io vi farei una doppia domanda, musicale e anche di ballo, perché sappiamo che praticamente, diciamo, è un discorso completo, non puoi stare fermo mentre ascolti la pizzica, giusto? Assolutamente no, la pizzica scazzica e quindi per forza di cose uno quando ascolta la pizzica viene chiamato a ballare, anche se non si sa ballare, perché in realtà la pizzica non bisogna saperla ballare, la pizzica è una cosa naturale che viene da dentro e quindi ci si butta, si salta tutti quanti insieme. Gli strumenti per suonare la pizzica e i passi per ballarla? Ma strumenti, chitarra, violino, mandolino, fisarmonica, poi ci sono i passi per ballarla? Poi in realtà ci sono diversi modi di ballare la pizzica, quindi parliamo di diverse tipologie di pizzica, se si parla della danza, la pizzica scherma, della pizzica tarantata, la pizzica decore, quindi in base alla tipologia di pizzica, in base alla canzone, ognuno fa i passi in base alla musica che sta ascoltando. La danza delle spade per esempio è una sorta di duello e quindi si balla proprio a mo' di scherma. La danza tarantata è il classico rito della taranta, quindi questa espulsione del male attraverso il ballo, eliminazione delle tossine, e poi la pizzica decore, quella che balliamo, diciamo, quasi tutti, e la pizzica in coppia, quella che si fa corteggiando, il solito corteggiamento, la donna si allontana e l'uomo cucchia, quindi la donna si allontana e l'uomo si avvicina, e questo corteggiamento. Allora, abbiamo fatto una domanda culinaria anche al capogruppo, avete assaggiato Uffunnateglia? Sì. Com'è? Molto buoni. Abbiamo capito tutti gli ingredienti che ci sono? Allora, salsiccia, peperoni, poi noi li chiamiamo pomodori scattericiati, non so qui come si chiamano i pomodori, le uova e basta forse, cipolla, vabbè, tutto quello che fondo insomma della teglia. Oh, voi che siete donne, non è che per forza le donne poi debbano cucinare, ma glielo riprepererete a loro ogni tanto? Forse sì, forse no, non lo so, se si comportano bene sì. Praticamente no, non fa parte del gruppo, però sono
Un super fan? Sono un super fan, però le voglio dire che faccio i complimenti agli organizzatori di questa grande sagra, perché hanno scelto il meglio del Salento. Noi stiamo parlando di Salvatore Lubighi, del gruppo Folk 2000, che è nato nel 1972, quindi ha insegnato a tutti questi gruppi che nascono giornalmente che cos'è la vera pizzica. E voi veramente avete fatto qualcosa di grande, perché questa sera abbiamo un divertimento assicurato, abbiamo una musica e dopo voglio fare i complimenti alla grande cucina del Molise. Noi siamo di casa qua perché abbiamo figli, nipoti che studiano a Campobasso. Complimenti e forza Molise! Siamo con la signora Marta qui alla sagra di Funatelle, giusto? Sì, Funatelle. Come si chiama questa cosa? Funatelle. Ok, allora lei da dove viene? Campobasso. È il primo anno che mangia? Sì, questo tipico piatto, o anche tegamino di salsicce, peperoni e uova. Allora, la prima domanda che viene spontanea è come mai qui, come l'ha saputo? L'avevo visto da Telemolise, allora a quel punto siamo venuti qua a vedere. L'abbiamo incuriosita. Allora, una nota tecnica, normalmente si sa che diciamo le signore di una certa esperienza in cucina vanno a trovare qualsiasi cosa, com'era quello di questa sera e soprattutto diciamo che cosa ci ha trovato dentro? Buono, la cipolla, il peperone che sposano bene, con l'uovo, pane di casa, è andato bene. Pensa di riproporlo anche a casa, di cucinarlo qualche volta? Senz'altro, l'avevamo già detto. Parliamo anche della ciotolina in terracotta, che rimane come souvenir, però anche quella è importante. Anche quella è importante perché comunque ti rimane la cosa che dice, mi ricordo che quel giorno sono andato lì e ho mangiato il vino con questa roba. Siamo con il signor Matteo, allora tra poco si comincia a ballare, si comincia a danzare con la pizzica salentina. Però parliamo anche di quello che si mangia, come si è trovato? Io mi sono trovato benissimo con i miei compari qua, siamo venuti verso le 21, abbiamo assaggiato i famosi pugnatelli. Oh, allora, che cosa gli è piaciuto di più di questo piatto tipico e qualche volta l'aveva già mangiato oppure la prima volta? No, mia moglie saltuariamente fa i peperoni con i pomodori, però ho visto c'è la novità dell'uovo con la salsiccia. Quindi diciamo abbastanza robusto, però buono. È buonissimo, sì, è un po' pesantuccio. Per una volta lo strappo alla regola si fa. Come no? Poi diciamo c'è anche un altro aspetto, non è soltanto una cosa buona da mangiare, ma si sta anche bene insieme, perché diciamo è un po' come una grande famiglia. Sì, specialmente stasera una bellissima serata, fa caldo, si sta bene fuori. Antonio Ottino, i Scianari, tra pochissimo sarete in scena, non posso chiederti che cosa ne pensi di Funatelli come novità, perché è il secondo anno che tornate qui a Iesi. Sì, questa è la seconda volta che veniamo, è comunque una bella sagra, molto accogliente e siamo venuti anche per assaggiare le tipicità di questo luogo. Allora, partiamo da queste tipicità, come sono? Buonissime, veramente buone e tutte le volte che veniamo qui nel Molise non possiamo fare a meno di assaggiare gli arrosticini e poi tante altre specialità che adesso non ricordo, però... Allora, vediamo un po' come se la cava un salentino a pronunciare un funnateglie. Funnateglie. Ok. Parliamo invece della vostra musica, che sicuramente diciamo è un ritorno importante. A soli 2 anni di distanza tornate. Certamente. Vuol dire che quindi c'è stata
richiesta che la gente vi apprezza. Perché questo linguaggio universale della musica salentina è, diciamo così, apprezzato secondo te? Sì, hai detto bene, è un linguaggio ormai divenuto universale, perché la pizzica è diventato un genere musicale che ha ormai varcato i confini nazionali. E noi siamo è un gruppo nato nel 2006 per iniziativa di Salvatore Rubichi, fondatore anche peraltro del gruppo Folk 2000. Noi siamo i Cianari, quindi nel nostro dialetto, vuoi saperlo? Dimmelo. Nel nostro dialetto i Cianari sono le persone volubili, le persone un po' inquiete, che cambiano di umore repentinamente. Quelle che sono state pizzicate davanti. Ecco, in un certo senso noi possiamo paragonare questo stato d'animo alle donne di una volta che sentivano il bisogno proprio della musica per essere liberate da questo veleno delle tarante. Quando la taranta pizzica il cuore, pensando saletto caro l'allassare, vinci sta battaglia, vinci questa guerra, pensando saletto, pensa la tua terra. Come rito, se vogliamo, liberatorio. Certamente, la musica, diciamo che il tarantismo nasce proprio come terapia, come musicoterapia, quindi ho detta, diciamo in termini tecnici, iatro musica, quindi una musica che guarisce, una musica che volge, diciamo, e alla rinascita, ecco questo. È di questi tempi e quanto mai attuale questa... Certamente, però noi facciamo pizzica, per cui noi cerchiamo innanzitutto di far divertire la gente, e quindi questo è un altro aspetto, anzi il nostro, diciamo che è un gruppo piuttosto danzereccio, nel senso che la nostra parola d'ordine quando saliamo sul palco è: ragazzi, divertiamoci, perché se non ci divertiamo non possiamo far divertire gli altri. Stasera abbiamo praticamente una sorta di notte della Taranta esportata, visto che siete due gruppi, sì. Circa 4 ore di programma musicale e insomma si arriverà molto tardi. Come si fa a resistere sia con gli strumenti e sia per chi balla? Certamente, noi talvolta ce lo chiediamo anche noi. Comunque è la passione, fondamentalmente è quella che ci porta a resistere e a suonare 2-3 ore di continuo. Ecco, infine vediamo una trasversalità anche sia tra il pubblico che tra coloro che fanno parte, diciamo, del gruppo, dalla storia, tra virgolette, persone, diciamo, più mature, fino ai ragazzi. Anche qui un linguaggio universale che non è soltanto un discorso geografico, ma anche proprio transgenerazionale. Generazionale, certamente. È un linguaggio proprio generazionale, e noi cerchiamo innanzitutto di mettere in movimento la tradizione. Usiamo proprio questo termine proprio per raggiungere tutti. Quindi la tradizione non è soltanto un ritorno al passato. La preoccupazione principale, cioè, non è ripensare il passato per tornare ai bei tempi andati, che ormai non sono più, ma piuttosto ripensare il passato per tornare al futuro.